Ci troviamo a sud-est di Roma, lungo la via Casilina. Non lo si direbbe, ma proprio qui, sotto le case, sotto il traffico, ci sono migliaia e migliaia di sepolture. In effetti, sotto i nostri piedi c'è una delle più grandi catacombe mai costruite. È la catacomba di Pietro e Marcellino, dai nomi di due martiri sepolti qui nel IV secolo d.C. Ma al tempo dei Romani questo luogo era noto con un altro nome, ai due allori, ad duas lauros. Probabilmente si faceva riferimento a due grandi piante di alloro che crescevano proprio qui. Era un terreno imperiale che già ospitava il cimitero della guardia a cavallo dell'imperatore, i famosi Equites Singulares, e sul quale poi Costantino fece erigere una basilica e un bellissimo mausoleo. Forse pensava davvero di farcisi seppellire, magari all'interno di questo bellissimo sarcofago in porfido rosso, oggi ai Musei Vaticani. Ma poi decise di spostare la capitale dell'impero da Roma a Costantinopoli e il sarcofago venne usato per sua madre, Elena. La legge imponeva alla comunità cristiana di non superare i confini dei terreni sui quali costruiva i suoi cimiteri. Quindi non è vero che le catacombe, come a volte si dice, si estendano da un capo all'altro di Roma sottoterra. Non era possibile. E questo perché le autorità romane erano estremamente zelanti, lo avrebbero impedito. Ma se non ci si poteva estendere orizzontalmente, lo si poteva fare verticalmente, giù in profondità, come in una miniera, con più livelli. Ecco perché nelle catacombe si scende sempre nel terreno. Queste catacombe arrivano a 16 metri di profondità, ma altre superano i 20. Quindi immaginate come entrare in una casa alla rovescia che scende nel terreno per 6-7 piani. Il fatto che si scendesse in luoghi bui e nascosti ha fatto nascere la leggenda che si trattasse di luoghi dove i cristiani si riunivano in modo segreto per non farsi trovare dalle autorità. Abbiamo tutti in mente tanti film in proposito, ma anche questo è un mito da sfatare. In effetti le autorità romane conoscevano benissimo questi luoghi, ne avevano persino le planimetrie, li avrebbero catturati subito. Ma allora, cosa accadeva esattamente nelle catacombe? Non abbiate alcun timore. Sono miei amici. Erano dei cimiteri. Qui la gente veniva per seppellire i propri cari, i propri congiunti o a pregare sulle loro tombe. Ma erano anche, nelle catacombe, dei luoghi sacri. In effetti qui si veniva a pregare anche sulle tombe dei martiri e noi sappiamo che queste catacombe, quelle di Pietro e Marcellino, in certi momenti dell'anno avevano un flusso così alto di credenti, in occasione di festività e particolari ricorrenze, che si dovettero allargare molti passaggi per regolare il traffico dei credenti. Tuttavia era meglio non sostare troppo nelle catacombe. L'odore non doveva essere dei migliori. C'erano lucernari per la luce e il ricambio dell'aria, certo. Ma i balsamari rinvenuti confermano, diciamo così, un'atmosfera molto pesante. Noi siamo abituati a questa visione delle catacombe, cioè tante nicchie vuote, file su file di loculi vuoti. Ma in realtà tutto questo è il risultato delle devastazioni avvenute soprattutto tra il 1600 e il 1700, quando si cercavano i corpi, o meglio, le ossa di martiri, rarissime da trovare, quindi è assai probabile che molte delle ossa contenute oggi nei reliquiari siano in realtà appunto frammenti di persone comuni vissute in epoca romana e sepolte qui nelle catacombe. Ma all'epoca romana tutto questo era molto diverso, perché ogni nicchia, ogni loculo era ricoperto con delle lastre, lastre che sigillavano il tutto. Sulle lastre tombali si leggono i nomi di allora, Settimia, Giuliana, ma ci sono tante informazioni che emergono sulla vita quotidiana da queste iscrizioni, per esempio l'età alla morte. In questo caso si legge 23 anni, 10 mesi e 22 giorni. In effetti si moriva giovani in epoca romana. L'età media per un uomo si aggirava intorno ai 41 anni, per una donna 29 a causa dei problemi del parto.
Le catacombe nacquero all'incirca tra il 100 e il 200 d.C. e si svilupparono con una precisione impressionante. Solitamente si scavava una galleria principale più ampia, dalla quale poi partivano tanti corridoi secondari. La geometria è perfetta. I corridoi sono rettilinei e altissimi per contenere un numero enorme di salme. Su più file ne abbiamo contate almeno 11. E c'è quasi un calcolo matematico per sfruttare al meglio volumi e superfici. Qui ci sono chilometri e chilometri di corridoi con continui incroci. È buio, i suoni sono ovattati ed è quindi facilissimo perdere l'orientamento. Chi non aveva paura di perdersi in questo dedalo di cunicoli e corridoi erano i fossores, cioè quelli che gestivano le catacombe. E guardate, qui c'è proprio la rappresentazione di uno di loro, lo si vede con la tunica e un piccone. E accanto c'è anche una lucerna accesa che pende da una parete grazie a un gancio di ferro. Ed è così che scavavano i loculi, inumavano i morti e anche realizzavano gli affreschi. Magari questo è stato realizzato proprio da uno di loro. È un po' autobiografico, per così dire. E per questo si facevano pagare bene. Anzi, molto bene. Sappiamo infatti che accettavano mazzette per piazzare una salma in un posto ambito, per esempio vicino ad un martire, spostando ovviamente altri defunti. Ma a volte rivendevano lo stesso loculo a persone diverse. Insomma, già allora c'erano casi da loculopoli. In effetti, quando magari si accorgevano che i parenti non venivano più a pregare sulla tomba, rigiravano la lastra, ci mettevano un nuovo nome e all'interno un nuovo defunto. Lo si vede in questo caso, con questa lastra che è stata scritta da ambo i lati. In generale, in tutte le catacombe aperte al pubblico, le nicchie sono vuote, non ci sono ossa. Ma basta uscire da questi percorsi e all'interno dei loculi compaiono tante ossa di defunti. Come per esempio in questo tratto che ha ancora in molti casi le lastre che ricoprivano i loculi. E alcune sono cadute, sono state divelte e all'interno si vedono appunto ancora le ossa dei defunti. Si prova un misto di disagio, di rispetto, ma anche di curiosità. Come si inumavano i morti allora? Non si usavano delle bare. I corpi venivano adagiati nella nicchia avvolti solo in un lenzuolo, il sudario, che era legato stretto con dei cordini. Queste ossa, pensate, sono ancora nella stessa posizione di 16, 17, 18 secoli fa. In un caso c'è stato un sospetto. Nelle catacombe di San Sebastiano, infatti, si è ritrovato il corpo di una donna in una posizione anomala, strana, quasi seduta, rannicchiata. Forse si tratta di un caso di morte apparente, cioè si è seppellita una donna credendola morta, mentre questa poi si è risvegliata. Le tombe sono povere, come in fondo lo era la comunità cristiana di allora. Quindi all'interno di queste nicchie non si trovano mai delle offerte, degli ori, dei vasi, come accade invece nelle tombe etrusche o egizie. A volte può capitare di trovare un anellino, una moneta, un orecchino, ma insomma sono delle eccezioni. Eppure i ricchi esistevano anche allora e potevano permettersi delle cappelle private con degli affreschi davvero straordinari, come questa. E così, dopo il buio dei corridoi e dei cunicoli, ci si trova in una vera esplosione di luce, di colori. E sul soffitto, sulle pareti, ci sono questi affreschi con le tipiche rappresentazioni da catacomba. Si vede al centro, vedete, un pastore con la pecorella smarrita, un chiaro riferimento a Cristo che salva l'anima del defunto. E poi non solo, ci sono anche delle figure che pregano e si scopre così che a quell'epoca si pregava in un modo diverso da oggi, con le mani rivolte verso l'alto. Negli angoli dei volti rappresentano le stagioni, cioè il tempo che passa.
E poi ci sono dei simboli della salvezza dopo la morte, come Giona risputato dalla balena, che qui assomiglia più a un mostro marino. E si vedono scene del Nuovo Testamento. Guardate, si intravede Cristo che moltiplica i pani o che resuscita Lazzaro. Altrove le scene sono più quotidiane e vengono rappresentati addirittura dei banchetti. Dei banchetti che probabilmente si tenevano in superficie in onore del defunto, come questo, vedete, rappresentato sopra una nicchia dove ci sono ancora le ossa di un defunto. E c'è un uomo che chiama una serva perché venga a servire del vino, letteralmente a mescere del vino. E questa serva, lo si legge, si chiamava Irene. Ora guardate i visi. Molto spesso si vedono dei colpi di pennello bianchi. Beh, era un trucco dei pittori per esaltare i tratti e rendere i volti più visibili alla luce fioca delle lucerne. Le catacombe furono utilizzate all'incirca per 300 anni, poi vennero abbandonate quando ci furono le famose invasioni barbariche. A quel punto lì, si trasferirono le ossa dei martiri in luoghi più sicuri all'interno della città e più nessuno utilizzò le catacombe. Le entrate gradualmente si ostruirono e questi cunicoli, questi corridoi piombarono nel buio, nel silenzio e nell'oblio per secoli e secoli.